il mercato collezionistico delle moto d'epoca esiste ed esiste da generazioni. È un mercato in cui la passione è predominante rispetto all'aspetto economico ed è per questo che probabilmente ha minor risonanza. Tuttavia si contano in Italia 50-100 collezioni di interesse mondiale per quanto riguarda la qualità degli oggetti, oltre a un'infinità di raccolte accumulate da appassionati. Si tratta di un mercato che ad oggi ha la maggior parte delle transazioni su online, presso fiere e siti specialistici, ma a nostro avviso ha raggiunto il grado di maturità sufficiente per poter entrare nel mondo delle aste. Basti pensare che oltre Manica, dove la tradizione delle aste di moto d'epoca è più storicizzata, comunque si contano risultati superiori ai 7 milioni di sterline. Le prospettive per il 2021 sono di crescita. Penso approfitteremo di un effetto rebound del lockdown. Quale miglior modo per acquistare libertà e andare in giro in motocicletta. In generale comunque si tratta di un mercato che è più aperto a un numero maggiore di potenziali clienti. Basti pensare che per un modello che è già da considerare da collezione si possono spendere anche solo 1000 euro. Se poi uno ha un portafoglio più ampio si può spingere fino a 25.000 e ha certamente un oggetto di grandissimo valore. In più, è da sottolineare una tendenza che abbiamo riscontrato in questi mesi, per cui il collezionista, forse proprio per via del lockdown, ha la tendenza ad acquistare più pezzi di valore medio piuttosto che un pezzo di valore alto, e questo si assolutamente allinea al tipo di collezionismo delle moto d'epoca. Si tratta di un mercato tutto da esplorare. Con grandi potenzialità. Probabilmente oggetti che oggi andiamo ad acquistare a delle cifre ancora ragionevoli hanno al loro interno un grande potenziale di crescita. E poi si tratta comunque di una diversificazione del portafoglio che può in qualche modo essere strategica. A questo si aggiunga anche due fattori assolutamente non secondari. Il primo è la piacevolezza dell'utilizzare l'oggetto, quindi molte di queste moto la collezione sono un vero piacere da guidare, e in altri casi invece sono un piacere da guardare, oggetti da tenere in garage se non addirittura in casa.